Buon pomeriggio a tutti. L'argomento di oggi è: le cose accadono per caso o nulla succede a caso? La pandemia del Covid-19 è qualcosa che è avvenuto così per caso o è un avvertimento che arriva dalla natura, da un al di là che interferisce nell'al di qua? Dunque, sappiamo che sulla Terra la vita di ogni essere vivente è indissolubilmente legata da una serie di relazioni, da un intreccio di fattori che noi chiamiamo ecosistemi. Sappiamo che con un determinato tipo di clima, con una particolare morfologia del terreno, con la presenza di una specie animale piuttosto che un'altra, con la presenza di quel particolare tipo di vegetazione, è possibile la vita di tutti quelli che abitano quello che noi chiamiamo un ecosistema, quell'ambiente. Ed è grazie alle reciproche relazioni tra tutti questi elementi, viventi e non, che è possibile la vita su tutto il pianeta. Ed è possibile la vita grazie proprio alla presenza di diverse specie animali, cioè la biodiversità, specie animali e specie vegetali diverse. Una varietà incredibile di organismi, esseri piccolissimi, piante, animali, batteri, virus, tutti però legati gli uni agli altri, tutti indispensabili, tutti con una funzione: garantire la vita. Tutto e tutti siamo interconnessi, almeno sul nostro pianeta. E niente può essere considerato isolato. Pensiamo, noi pensiamo di essere la specie più intelligente e pensiamo di essere i padroni della Terra solo perché, oltre a essere i più intelligenti, siamo la specie anche più numerosa. È vero che siamo la specie più popolosa, non so intelligente però. E siamo la specie più popolosa perché non esistono 7 miliardi di colombi o 7 miliardi di tigri o 7 miliardi di quella particolare scimpanzé. Ma è anche vero che l'uomo rappresenta solo lo 0,01% della vita sulla Terra. Tutto il resto è rappresentato dalla biomassa, cioè la massa della vita, cioè la massa di tutti gli altri esseri viventi, tutti gli esseri animali e vegetali. Pensate che i batteri sono molto più numerosi di noi, sono circa il 13% di tutti gli esseri viventi. Ma sono le piante le vere signore e padrone incontrastate sulla Terra, perché costituiscono l'85% di tutta la materia vivente. Tutti gli organismi viventi sono consumatori, cioè prendono qualcosa dagli altri. Eccetto le piante, che sono gli unici esseri viventi in grado di prodursi da soli il cibo, il proprio nutrimento, ed oltre a produrlo per sé, lo producono per la maggior parte delle specie. Da loro abbiamo il cibo. Ma non solo, producono anche l'ossigeno, che è un elemento indispensabile per la vita. Anche noi facciamo parte di questa biodiversità, perciò le persone, i gorilla, i cavalli, i maiali, le scimmie, i pipistrelli e i virus, tutti siamo sulla stessa barca e navighiamo sullo stesso mare. Tanto che la Terra è anch'essa un grande macroesistema, la cui vita è garantita grazie alle relazioni di tutti questi ecosistemi. La natura non concepisce stati o nazioni con confini chiusi, come facciamo noi, perché gli ecosistemi sono sistemi aperti, aperti alla diversità, cioè devono avere degli scambi tra i vari ambienti, ci devono essere degli scambi affinché il macro ecosistema della Terra possa funzionare. Come avvengono questi scambi? Facile, facciamo un esempio: la foresta amazzonica, che è molto lontana da noi, è il polmone della Terra che permette a tutti gli esseri viventi di ricevere ossigeno. Quando c'è una distruzione di questa foresta, che cosa c'è? Una ripercussione effetti devastanti su tutto il pianeta, perché la distruzione della foresta amazzonica è una delle cause del riscaldamento della Terra, che è causa dello scioglimento dei ghiacciai dall'altra parte del mondo, con un conseguente innalzamento del livello del mare e una probabile futura scomparsa delle isole Maldive. Tutto è interconnesso. Mentre negli ecosistemi ogni essere vivente quindi ha una sua funzione, un compito ben preciso che consente la vita per se stesso e per gli altri,
C'è da pensare che forse siamo solo noi, la specie vivente, più in vista a tutte le altre, perché consumiamo solo, in modo molto avido, e inquiniamo la terra. Siamo distruttivi. Cosa c'entriamo noi con le nostre logiche affaristiche, accaparratrici, per nulla rispettoso degli ecosistemi, con la logica della natura secondo cui ognuno deve essere utile oltre che a se stesso agli altri? Secondo i dati dell'ultimo report redatto dal WWF nel 2018, in poco più di 40 anni il pianeta, grazie ai nostri comportamenti scellerati, ha perso circa il 50% delle superfici delle foreste, che ospitano l'80% della biodiversità di tutti questi animali utilissimi. Dal 1980 sono raddoppiate le emissioni del gas serra, provocando il surriscaldamento della terra e un aumento del mare di circa di 20 centimetri. Così l'arrivo del Covid-19 ci ricorda che distruggere la terra finisce quasi sempre per avere un impatto sulla nostra salute. Perché? Perché ci ricorda che noi siamo parte della natura e più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i virus dai loro ospiti naturali, dal loro habitat naturale, e devono per forza essere costretti a cercare un'alternativa, che siamo noi. Gli scienziati concordano sul fatto che alla base del Covid-19 ci sono due cause. La prima riguarda un problema ecologico, appunto le foreste che abbiamo distrutto. Pensiamo per esempio alla distruzione di migliaia di ettari della foresta amazzonica avvenuta proprio quest'anno, che ha provocato danni inenarrabili. Perché? Perché abbiamo detto che queste foreste ospitano milioni di specie animali, tra cui i virus, batteri, funghi e molti altri organismi che sono parassiti, cioè che nella maggior parte dei casi sono benevoli se riescono a vivere ospiti di qualche animale, il loro habitat naturale, o di qualche pianta da cui dipendono. E non fanno tanto danni, ma se cominciamo a distruggere le foreste, i virus, batteri e altri microrganismi, nella maggior parte dei casi innocui, anzi spesso essenziali per gli ecosistemi, che fine faranno? I virus, abbiamo detto, sono dei parassiti e riescono a moltiplicarsi, a vivere solo all'interno di cellule vive di qualche organismo. Proviamo a metterci nei panni del virus come degli altri, come degli esseri che vengono continuamente disturbati nella propria quiete, vengono continuamente sfrattati dal loro ospite naturale, cioè un animale che stiamo distruggendo, che è in fin di vita. E quando distruggiamo la casa naturale, la casa di questo virus, le uniche possibilità di sopravvivere sono quindi di trovarne un'altra di casa, oppure si estingue. E quindi per la legge di sopravvivenza di Darwin, un virus che a rischio fa un salto di qualità. Perché? Perché deve ovviamente, per la legge di sopravvivenza, sopravvivere, del momento in cui un virus deve necessariamente, per vivere, passare da una specie ad un'altra, in questo caso da un animale a un uomo. E così si trasforma, per adattarsi a un nuovo essere vivente per poter sopravvivere. Forse non faremo anche noi lo stesso? Molte di queste malattie emergenti come Ebola, AIDS, SARS non sono catastrofe accadute per caso, ma sono la conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi naturali. È un meccanismo che viene ricordato molto bene da uno scrittore che si chiama David Quammen in un libro recentemente pubblicato nel 2012 che si chiama proprio Spillover, nel quale l'autore immagina di una pandemia che avrebbe colpito il mondo, la cui causa sarebbe stato un virus, immaginando che questo virus che veniva fuori proprio da un mercato della Cina meridionale, attraverso uno spillover, cioè avvenuto un salto che sarebbe avvenuto da un pipistrello ad un essere umano. Questo scrittore scienziato stava prevedendo il futuro, un visionario, o era semplicemente stava rappresentando ciò che la scienza si aspettava fin dall'inizio?
Egli descrive in questo libro solo uno dei tanti scenari che sarebbero molto stati possibili nel futuro. Come è noto, infatti, e come ormai gli scienziati hanno dichiarato, il contagio da SARS-19 nell'uomo ha avuto proprio origine nel grande mercato di animali di Wuhan alla fine del dicembre del 2019, proprio dai pipistrelli venduti vivi e macellati nei mercati cinesi. Ecco per voi uno stralcio di alcuni passaggi di questo libro profetico che dice così: siamo davvero una specie animale legata in modo indissolubile alle altre. Io ho solo preannunciato quello che molti scienziati prevedevano sarebbe accaduto nella prossima pandemia. Questi virus non ce l'hanno con noi, siamo noi a essere diventati molesti, distruttivi, loro nemici. E quando un virus è costretto per sopravvivere ad effettuare uno spillover, cioè un salto da una specie animale agli esseri viventi, e si adatta, questo virus ha vinto la lotteria. Ora ha una popolazione di più di 7 miliardi di individui che vivono in zone con alta densità demografica, che viaggiano in lungo e in largo, attraverso cui lui può moltiplicarsi all'infinito. La seconda causa del Covid-19 invece è un problema, abbiamo detto, sanitario. Perché? È un mal costume di molte popolazioni quella di mangiare animali vivi, animali che sono poi trasportati per lunghe distanze, stipati, stretti nelle gabbie, in pessime condizioni igieniche, che vengono stressati, indeboliti e quindi sono pieni di infezioni, cioè trattati con una crudeltà disumana. Portati nei mercati, che sono in genere anche molto affollati, diventano così un bacino ideale per l'insorgenza della malattia e del fenomeno dello spillover. Questo è uno scenario perfetto affinché possa nascere una pandemia. Niente a caso. Perciò, affinché tutto ciò che è accaduto non accada mai più, dobbiamo rivedere i nostri comportamenti, il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di relazionarci con tutti gli esseri viventi che coabitano con noi, compresi anche i nostri simili, verso i quali siamo diventati ultimamente sempre più aggressivi. Dobbiamo cioè fare tesoro di questa esperienza, perché grazie al signor Covid-19, se tutti o molti ci troveremo cambiati, con un orizzonte nuovo di valori e di consapevolezze. E quando tutto questo sarà passato, forse finiremo per essere riconoscenti, perché il mondo evolve sempre verso il bene. Non dimentichiamoci che noi siamo stati quelli che abbiamo fatto la tratta degli schiavi, abbiamo vissuto il tribunale dell'Inquisizione, abbiamo vissuto l'Olocausto. Il mondo evolve verso il bene ed evolve attraverso proprio esperienze dolorose. Mazze e panelle fanno figli belli. Quante volte nella nostra vita abbiamo sofferto senza essere pienamente consapevoli che la vita ci stava facendo un favore, ci stava regalando un'esperienza preziosa, qualcosa da cui imparare, facendoci anche mettere in discussione proprio il senso della nostra esistenza. Nella maggior parte dei casi è difficile vedere l'opportunità di crescita mentre si sta attraversando la tempesta, perché c'è il problema urgente, sopravvivere. Ma adesso è necessario proprio rimanere anche attenti a preservare l'idea che non tutti i mali vengono per nuocere. Esistono dei mali necessari che contengono delle lezioni di vita e sarebbe un vero peccato adesso non approfittarne. La difficoltà rappresenta una possibilità di cambiare percorso. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che vale la pena affrontare. Cosa dobbiamo cambiare e cosa vediamo che già sta cambiando? Innanzitutto bisogna rivedere la nostra relazione con la natura, bisogna proteggere le biodiversità, fermare la crisi climatica, frenare la distruzione delle foreste, ridurre il consumo di risorse, lo spreco del cibo e migliorarne la qualità. Non ci dimentichiamo anche che tutto ciò ha portato
a un enorme aumento di tumori negli ultimi anni. Eliminare gli allevamenti intensivi e sostituirli con altri che rispettano gli animali e la loro qualità di vita, perché sono esseri viventi come noi. Mettere a freno i mercati di animali vivi, caratteristici di molti paesi, al commercio illegale di animali selvatici, un business fiorente a livello industriale e internazionale. Dobbiamo risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento utilizzando energie pulite. Applicare, cioè, in tutti i campi una legge di natura, una legge universale, una legge divina che da secoli ci viene tramandata. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ama il prossimo tuo come te stesso. Possiamo utilizzare questa esperienza che ci ha insegnato qualcosa anche per fare dei cambiamenti nella nostra vita, incentivando per esempio nell'industria lo smart working come una nuova modalità di lavoro con tutti gli effetti benefici che abbiamo sperimentato in questi giorni. Possiamo imparare che dobbiamo rallentare i ritmi frenetici della nostra vita, perché abbiamo scoperto che la lettura di un buon libro, il piacere di una sana cucina casalinga, dello slow food al posto del fast food, ha migliorato la qualità della nostra vita quotidiana, dei giorni di oggi. Abbiamo scoperto anche il piacere della solidarietà, legata al concetto di felicità, la cui radice latina, felix, significa proprio fecondo, fertile, ed in senso più lato soddisfatto, appagato, come colui che dà, perché fertile come un campo di grano. La distanza ci ha ricordato il valore della vicinanza, risvegliando in noi il desiderio di interagire con il prossimo con abbracci, carezze, strette di mano. La maggioranza dei cittadini è stato educato velocemente all'importanza di osservare le regole. Abbiamo imparato a fare la fila in modo più ordinato. I vari componenti della famiglia, piuttosto che essere sparpagliati, presi dai propri doveri, compiti e divagazioni, si sono riuniti e i genitori e figli hanno goduto di un tempo mai visto, in condivisione, vissuto insieme. I giovani dall'estero si sono ricongiunti con le loro famiglie e si è rinnovata così l'importanza delle proprie radici. Abbiamo compreso che un medico vale più di un calciatore, ripristinando il valore delle priorità che si era perso. Abbiamo scoperto che c'è una profonda differenza tra lo stare soli e il sentirsi soli, e che la solitudine può essere un'opportunità unica, il momento per incontrare parti di sé sconosciute, per riscoprire una passione lasciata in disuso perché non avevamo tempo, per dare spazio alla nostra creatività, per fare dei cambiamenti, per imparare a cogliere la bellezza dell'adesso, dando valore e attenzione ai piccoli gesti e alle cose più semplici, come l'aroma di un caffè, un fiore che sboccia sul balcone, il canto di un uccello che squarcia nel silenzio della città blindata. La rinascita, accorgersi della rinascita di una natura che è tornata a respirare, regalandoci le immagini di un azzurro, di un mare trasparente che avevamo dimenticato. Alla fine avremo scoperto che vivere è un'arte e che si può fare della propria vita un'opera d'arte, senza clamori, senza spettatori, al di fuori di noi stessi, curando il proprio giardino con un po' di ginnastica, cucinando qualcosa di buono, ascoltando della buona musica e, come ogni artista, cogliere questo spazio di solitudine per connettersi con il proprio intuito alla ricerca di nuove ispirazioni. Se Covid-19 potesse parlarci, ci direbbe: avete dimenticato che la parola universo significa uno, un tutto intero che volge verso la stessa direzione. Avete dimenticato che voi, insieme alla vostra casa, la madre terra, siete parte di questo uno. Avete perso la bussola e state girando a vuoto, sprecando energie, andando in tutte le direzioni tranne che verso quella giusta, l'amore.
l'amore verso voi stessi, verso gli altri 7 miliardi di vostri simili, verso gli animali, le piante, i fiori, il sole, le stelle, la luna, tutto ciò che è contenuto nell'uno. Sono Covid-19, sono fatto d'amore e vi ho fermato affinché ritroviate la bussola, ritroviate voi stessi nell'amore. Buon Covid-19 a tutti. A presto.